Buongiorno a tutti, venerdì 7 aprile. Oggi iniziamo il vlog un po' più tardi del solito, in quanto io sono stato fino adesso a studiare in biblioteca e Chiara invece in ufficio. Obiettivo di oggi: andare a prendere qualcosa da mangiare prima di tutto, perché siamo senza nulla a casa. Ovviamente è sempre pieno il frigo, però oggi abbiamo intenzione di fare delle focaccine col culatello, che sono sempre buone, stile Italy. Quindi sto andando alla mia panetteria di fiducia qua a Charvenceau, panificio moderno, e speriamo che ci sia la mia focaccina preferita, anche se è già passato mezzogiorno, quindi non so se ci sarà. Speriamo in bene, adesso vediamo subito. Eccoci qui, arrivati, speriamo ci sia. Missione compiuta. Purtroppo le focaccine vere e proprie erano finite. Ho trovato però il pan focaccia, che credo che vada bene lo stesso. La signora mi ha detto: guarda, è morbido come le focaccine normali, solo che è un po' più panoso, diciamo. Però per quello che vogliamo fare, secondo me dovrebbe andare bene. Adesso ritorniamo alla macchina che andiamo a prendere Chiara. So cosa state pensando in questo momento. State dicendo: ma caro Baso, bravissimo e bellissimo Baso, tra l'altro, sì, lo so che state pensando questo, ma per fare la focaccia col culatello e la rucola non serve il culatello e la rucola oltre alla focaccia? Sì, ebbene sì. Quindi mi sono fermato alla CIDAC a prendere il tutto. Purtroppo mi sono fermato alla CIDAC, aggiungerei. Di riffo di Rafa siamo sempre qui alla fine. Non è possibile. Ci devo passare per forza una volta al giorno. Io cerco di scamparla ogni volta, ma non ce la faccio. Anche perché devi prendere anche una minima cosa e sei qua nei paraggi e ci vai. Cosa devi fare? È la mia tortura. Diciamo che è la maledizione della CIDAC. Ok, sono uscito un attimino dal buio del parcheggio sotterraneo della CIDAC per farvi vedere che cosa ho preso in 27 secondi esatti, ragazzi. Voglio sottolineare la spesa di Baso, 27,5 secondi. Vi faccio vedere il tutto in 2 minuti. Allora, rucola, insalate belle pronte, sì, va bene. Culatello artigianale, ne ho presi 2 pacchetti di culatello. Poi ho preso queste sono le noci sgusciate, queste le mangio io, che mi piacciono un sacco. Poi a lei ho preso i pistacchi, se li trovo eccoli qua i pistacchietti, che piacciono a Chiara. Infine ho preso i dischetti di cotone, che mi ricordavo che me li aveva chiesti forse già ieri e io mi ero dimenticato, però questo passiamoci sopra tranquillamente. In attesa che Chiara esca dall'ufficio, ne approfitto per ringraziarvi dei consigli che mi avete dato ieri per la macchinetta del caffè, sono stati utilissimi. Come tanti di voi hanno scritto sotto nei commenti, bisogna utilizzare il decalcificante, quindi io ho provveduto all'istante a prendere la scatolina del decalcificante, che avevo, come mi avete fatto notare, già nella scatola originaria della macchinetta. Quindi ho preso questa scatolina, questo fluido, l'ho messo nel contenitore dell'acqua, ho svuotato prima il contenitore, ho messo poi il decalcificante, ci ho messo 1 litro di acqua e gli ho fatto fare i giri a vapore. In totale ci avrò messo una mezz'oretta per fare tutto il lavaggio completo. Prima volta che lo faccio, non avevo mai utilizzato queste macchinette del caffè così complicate, così complesse, diciamo, che ti segnalano anche che devi fare la decalcificazione, però c'è sempre la prima volta come in tutte le cose. Quello che è sicuro, ragazzi, è che mi posso affidare a voi, quindi ogni qualvolta ho qualche dubbio o qualche perplessità io ve lo chiedo, anzi mi stava venendo in mente, anche vi voglio chiedere anche qualche consiglio in merito, che non c'entra nulla con la macchinetta del caffè. Oggi stavo pensando di prendermi una bicicletta, così, dal nulla. Volevo comprarmi una mountain bike o quella da corsa. Sono indeciso tra le due, quindi ditemi un po' voi cosa mi consigliate o meno. Diciamo che qui in Valle d'Aosta, essendoci più salite e discese, strade sterrate, più contorte, complesse, va di più la mountain bike, perché te la cavi un po' di più. Quella da corsa la utilizzi proprio se sei uno che viaggia, va avanti e indietro da Aosta, stai Ivrea, tipo una roba del genere. Io tendenzialmente sarei intenzionato a prendere la mountain bike anch'io. Ditemi voi che tipi di mountain bike potrei prendere, dove posso trovarle, se posso ordinarle e poi andarle a ritirare da qualche parte di specifico. Qua ad Aosta da noi c'è Lucchini come rivenditore, mi sa che mi affiderò sempre a lui, perché quelle che avevo io le ho prese sempre da lui, mi sono sempre trovato bene. Però magari mi sapete dare qualche indicazione in più voi, mi affido a voi. Poi non mi deludete mai. Buongiorno! Non vedevo l'ora di darvi il buongiorno oggi, perché sapevo che, cioè, in realtà avrei voluto iniziare il vlog stamattina. Però, come sempre, come succede puntualmente tutti i venerdì, il giovedì sera faccio tardi e il venerdì mattina non riesco ad alzarmi. Stamattina è suonata la sveglia e non l'ho sentita. Per fortuna l'ha poi sentita Baso, mi ha dovuto svegliare e buttare giù dal letto. Proprio non volevo alzarmi. La primavera mi fa sempre questo effetto. E non so come, però sono riuscita ad arrivare in ufficio in orario. E poi ho detto: vabbè, il vlog, quindi il mio buongiorno lo darò quando ormai sarà quasi l'ora di pranzo, perché adesso
base è venuto a prendermi a lavoro e andiamo finalmente a mangiare. Praticamente mi sono buttata addosso, ma proprio nel vero senso della parola, le prime cose che ho trovato. Oltretutto ho tutte maglie pesanti nell'armadio, quindi trovare qualcosa che fosse più o meno leggero, perché in ufficio considerate che c'è acceso il riscaldamento, quindi veramente fa caldissimo. Anche se fuori la mattina non è super caldo, quando arrivi lì dentro non puoi avere il maglione o comunque le cose pesanti, per cui ho cercato una maglia a caso che era rimasta lì dal cambio armadio autunnale. Ho messo i jeans, le scarpe e siamo usciti alla veloce. Infatti non vedo l'ora di arrivare a casa a rassettarmi un attimo, perché non so bene in che condizioni sono uscita, però insomma la mattinata di lavoro è andata, la settimana di lavoro è finita. E ultimamente mi succede sempre così, cioè tipo quando esco il venerdì sono super felice perché so che di nuovo ho completato la mia settimana di lavoro. Era quella cosa che mi capitava sempre, non so se vi ricordate, ve la dicevo spesso nei vlog di un paio d'anni fa. E poi l'anno scorso, non essendo andata in ufficio, non avevo mai quella sensazione di dire oh che figo, ho finito. E invece adesso è ricominciato e mi piace tantissimo. Esco proprio, faccio gli scalini dell'ufficio con il sorriso a 365 denti. No, non si dice così. Com'è che si dice a 35 denti, mi sa? 33. Non lo so, vabbè, non diciamo cose. Un sorriso con tanti denti. Sì, un sorriso bello pronunciato, diciamo. Andiamo a casa a mangiare che è meglio. Guardate cosa ha ritrovato Moiki. Io pensavo fosse andato perso, perché era da tantissimo che non lo vedevamo e praticamente ieri sera l'ha portato su, cioè è arrivato su con il funghetto e non smetteva più di farselo lanciare. Una cosa incredibile. Vero amore, adesso sei tutto assonnato, però ha ritrovato il suo funghetto, ma chissà dove l'aveva messo, io non ne ho idea. Aia, poi non si può assolutamente toccarglielo se non quando lui lo lascia giù. Se lo lascia così si può prendere, ma se ce l'ha in bocca e proviamo ad avvicinarci ringhia tantissimo. Eccolo. È la cosa che gli piace di più in assoluto. Vero amore, ma sei stanco. Non è il momento di giocare ancora. No, vedi che ti pinza subito. Il maialazzo, eh? Cos'è questo? È il funghetto di Moiki. Manzoka. Guarda che secondo me rischi, Stai rischiando. Ah, come gli piace, cioè, contenta del suo funghetto. Sì, ti ricordi che l'aveva staccato dal tiragraffi con forza quando era piccolo e poi è sempre stato il suo. Non lo fa toccare da nessuno, se non quando decide lui. Mo che bello sei, amore. Ormai c'hai un anno quasi, eh. Ecco, adesso va. Devi diventare grande. È stanco. E lo riprende, è incredibile. Su, non ringhia ancora, però, eh. Tieni. Stava dormendo talmente tanto che quando siamo arrivati di solito lui viene giù ad aspettarci, invece era qui che dormiva col funghetto vicino e anche gli altri due maialozzi vicino. Guarda Nio, addirittura dorme appoggiato a Tiffany. Sì, gli dà una pacca sulle spalle. Cioè proprio la stanchezza della primavera sentono. Bello. Ma belli. Mi piace sul panciotto. Guarda che se ne va col funghetto. Fermate quel Dove gatto. Stai andando col funghetto, Moiki? Fermatelo, è il mio funghetto quello. Adesso se lo porta anche vicino all'acqua e al cibo, mangia e beve con il funghetto vicino. Oggi Baza aveva voglia di mangiare la focaccia, tipo quella che mangio sempre io quando andiamo all'hamburgeria di Italy, però alla fine non ha trovato proprio la focaccia. È pa' focaccia, però è molto simile. Ma non c'erano le focaccine, quelle buone, che ci sono in quel posto, erano finite, l'orario, sei andato troppo tardi. No, la tagliano in tre, di so. Ah, vuoi tagliarla a metà e poi in tre parti? Esatto. Ma guarda che morbida, secondo me è stile quella lì, È morbida, però guarda che l'altra è più focacciosa, secondo me. Questo è pan focaccia. In tre parti. Loro la dividono, sì, così, un altro tagliettino qui, poi forse mettono anche un pochino di olio, o comunque l'altra focaccia è un po' più unta, secondo me. Ecco, vedi, io sono andato meno sull'unto perché siamo lì. Vabbè, no, certo, vabbè, ormai hai raggiunto i tuoi obiettivi, Baso, la dieta. No, ancora deve continuare. Vabbè, ok. Non vi vedrete più, tra un mese. Tra un mese, ragazzi, nel vlog. Sì. Mi metterò un fiore qua. Ok, sì, almeno, perché sennò non riuscirete a riconoscerlo. Almeno mi riconoscete. Ce l'hai già detto. Metto già così il profilo, mi vedete? Baso, sì, ti vediamo benissimo, soprattutto il testone. Mi vedete così?
sicuro che mi vedete? Sì, ti vediamo. Adesso mi vedete, perché non mi vedevate bene così, di profilo, sono trasparente. Quindi dici che non ci stiamo a mettere l'olio? No, dai. No, perché sennò diventa troppo unta, allora si può riempirla di culatello. Guarda qua, che bello. Ah, ne avevi prese due addirittura? Sì. Sì, beh, ma secondo me ne basta una. Non troppo culatello sopra. Ho preso anche la rucola. Eh beh, certo, se vogliamo farla uguale, deve essere uguale. In realtà fanno così, le lasciano unite. Sì. E gli mettono sopra le fette come se fossero un pezzo unico. No, è che ormai l'ho mangiato talmente tante volte che signora Benedetto parola, ho imparato. Forse andava scaldata, ecco cosa abbiamo sbagliato. Adesso non è che siamo a Palazzo Madama. Ho capito, guarda che la stai veramente esagerando. Adesso un pochino sì. Pizzico di rucola. Ma no, così poca rucola, vaso. Hai messo tantissimo culatello, metti un bel po' di rucola. È un passant di rucola. No, non è un passant, è culatello basta, e rucola. Basta. Questa è la tua, però io adesso mi preparo la mia, che la faccio molto più leggera, perché tutto quel culatello solo tu potresti mangiarlo. A parte che l'hai quasi finito per metterlo sulla tua. Ne ho presi due, infatti. Ah, ecco. Beh, dai, il risultato è bello, eh. Secondo me sono molto simili a quelle di Italy. Uguali. Bisogna solo stare attenti quando c'è la rucola in circolazione in questa casa, perché Moiki in tempo zero potrebbe arrivare e cercare di mangiarla. Adora la rucola. Lui praticamente mangerebbe rucola come se non ci fosse un domani, è incredibile. Ci sono i cani da tartufo e ci sono i gatti. I gatti da rucola. Il venerdì è sempre il mio giorno fortunato per i pacchi. Adesso, mentre stavo mangiando, è passato il corriere e mi ha portato questo pacco che aveva sia prodotti di Deborah che prodotti di Debbie. Adesso li spacchettiamo insieme. E sono curiosissima di vedere tutto, anche perché eccoli qui, queste qui sono le novità, penso, già per la stagione primaverile barra quasi estiva. Poi me li mandano sempre in questi sacchettini fantastici che io riutilizzo ogni volta, questa volta addirittura fucsia, mette già di buon umore solo il pacchetto. E mi hanno mandato queste che sono delle terre abbronzanti in crema, Creamy Bronzer Sun Experience. Infatti hanno anche sotto il loro applicatore, quindi la spugnetta per applicarle. Poi ci sono, ah, qui c'è un'altra terra, quindi questa è la più scura, intermedia, anzi no, in realtà dovrei leggere 03, 01 e 02. Ovviamente avevo detto esattamente l'opposto di quello che era. Poi ci sono tre nuovi blush, vediamo come sono. Infatti sono super primaverili e estivi, questi qua sono i Blush Experience. Questo è il numero 2, però questi sono assolutamente blush in polvere. Guardate che bel colore, è super sparaflesciante, bellissimo. E anche quest'altro è un colore stupendo. Sì, sono decisamente le cose primavera-estate. Poi c'è un nuovo mascara, Super Ice Waterproof. Guardate che bello il packaging. E anche lo scovolino è molto molto carino. Questo qui che è il duo di blush e illuminante, duo lip pencil. E questo invece è blush e illuminante, però leggermente, questo è più sui toni rosa e questo è più sui toni del fragola, diciamo. Matitone per le labbra, questo qui è leggermente pearlescente, sembrerebbe. Poi proviamo tutto insieme, non mi preparo con voi. Rossetto nuovo, questo qui Reagent PH. Ah, quindi questo qui praticamente è un rossetto che cambia colore a seconda del calore delle proprie labbra, quindi deve essere molto bello soprattutto in estate. Infatti vedete che non ha numero, semplicemente appunto è scuro ma applicato. Questo lo voglio provare subito sto pomeriggio. Applicato dovrebbe fare un colore diverso su ognuno. Un altro duo con blush da una parte e illuminante dall'altra. Sono molto carine come idea queste cose. Poi soprattutto il fatto di avere il blush in matitone è una cosa molto carina. E poi ci sono un sacco di prodotti labbra, quindi di tantissimi colori diversi. E questi qui sono tipo dei pennarelli per le labbra, si chiamano lip liner e marker, quindi praticamente sono dei pennarelli, però vedete, non so se rende la punta, è sia sottile sia larga, quindi si può usare sia come matita appunto che per riempire tutte le labbra. E i colori sono veramente bellissimi e super primaverili. Adesso devo assolutamente fargli una foto per Instagram. Invece vediamo le cosine che ho ricevuto di Deborah. Gli ombretti della linea Puro, non ci posso credere. Io la linea Puro, questa qui di Deborah, quella che ha il packaging bianco, la adoro da tantissimo, ve lo dico, di tutti i prodotti, l'eyeliner, il mascara, la matita, sono i miei preferiti. E ho convertito anche la sorella di Baso, anche lei li adora. E mi hanno mandato tutti gli ombretti. Questo è un colore bellissimo,
È un rosa antico, però tendente al malva, mi piace un sacco. Questo invece è un marrone leggermente tendente al verde militare. Vabbè, non sono tanto brava con la descrizione dei colori, però appunto c'è la videocamera. Questo è satinato, questo anche è un bellissimo azzurro. Quei colori che sono perfetti in primavera e mettono subito di buon umore. E poi c'è ancora questo che invece è molto molto scuro ed è un nero quasi opaco. Questi colori servono sempre tantissimo. Io perlomeno li uso un casino. E qui c'è anche il bianco che è lo 01. Questo invece però è leggermente pearlescente. Bellissimi. Anche questi non vedo l'ora di provarli. Li metto già nella postazione per domani mattina. In questo momento sto rosicando veramente tantissimo perché è il secondo giorno di seguito che c'è un sole incredibile, cioè non potete capire, fa caldissimo. Ci sono tipo 21 gradi all'ombra e io immancabilmente sia oggi che ieri ho un sacco di cose da fare e quindi il giardino non lo vedo. Infatti ieri volevo addirittura vloggare, solo che poi alla fine non sono riuscita perché avevo degli appuntamenti di lavoro. Adesso invece sono qui con 1000 computer, cioè addirittura due computer, hard disk, robe assurde. Sto cercando di far funzionare la stampante, che come al solito è un problema, perché praticamente devo fare oggi pomeriggio le cose che non sono riuscita a fare ieri, perché appunto non solo non sono riuscita a vloggare, ma ho avuto tutto il giorno degli incontri di lavoro e quindi non ho potuto nemmeno fare le commissioni. Perciò anche oggi salta la questione sole. Adesso vediamo se riesco a stampare quest'ultimo documento, così poi posso imbustare tutte le varie cose e finalmente cambiarmi e andare verso Aosta. L'unica cosa che mi consola, infatti, è che per fortuna le commissioni e i vari uffici dove devo andare sono tutti in centro e quindi almeno anche se non starò sulla sdraio potrò prendere il sole camminando o comunque vivere in mezzo al sole, perché veramente è bruttissimo. Già stamattina ero tipo in ufficio e noi abbiamo una vetrata immensa davanti alla scrivania e vedevo tutti passeggiare, poi pian piano, man mano che diventava più tardi, vedevo tutti passare all'inizio con le giacchine un po' più pesanti, poi in felpa, poi addirittura in maglietta e io ero dentro lì che dicevo no, voglio uscire anch'io. Oggi pomeriggio di nuovo sono qui e fuori c'è il sole e io sono qua dentro. Adesso incrociamo le dita che riesca a stampare, vediamo. No, connesso alla stampo, connesso alla stampante, però la stampante non sta partendo, cioè non si sentono. È partita! Ce l'abbiamo fatta, questa era l'ultima cosa che dovevo stampare. Prima le ho stampate da questa qui e questo qui era già collegato, le ho stampate dall'altro ed era collegato, mi mancava un documento che avevo qui. Se funziona anche quello e lo sta stampando, ecco, a questo punto posso ufficialmente iniziare a pensare di prepararmi e di imbustare pian piano le cose, così poi andiamo. Oggi è proprio il mio pomeriggio con missioni disagio. Pensavo di aver fatto tutto e di avere tutto pronto, infatti è tutto pronto, ma mi mancano le buste. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è assolutamente fermarci, penso, in tabacchino a questo punto. Comunque fermarci da qualche parte a recuperare delle buste. Abbiamo recuperato la busta, quindi adesso possiamo andare a metterci in coda in posta, anche se mi auguro che, visto il tempo, non ci sia nessuno. Poi comunque sono le 3:30 di pomeriggio, di un giorno super super soleggiato, anzi di venerdì pomeriggio, cioè non di un pomeriggio Sfortuniamo. qualsiasi, quindi se ci dovesse essere casino è proprio sfortuna Me nostra, ne cioè. vado, me ne vado, Ma no, no, dobbiamo assolutamente mandare quelle cose già da ieri. Io poi sapete che ogni volta, finché non ho fatto tutte le commissioni, resto un po' con l'ansia, perciò in posta bisogna uscire con le ricevute in mano, sai, quelle delle raccomandate, noi con quelle dobbiamo sì, uscire. Assolutamente. Però dai, chi vuoi che ci sia a quest'ora? No, l'ultima parola è fatta così. vabbè, ma chi vuoi che ci sia veramente? Saranno tutti a prendersi il gelato, a fare una passeggiata. Sì, poi andiamo anche noi. Lasciami Gelato. finire tutte le cose e poi andiamo in via Losanna però Via oggi. Losanna vuoi andare? Sì, In sì, sì. centro? Andiamo, facciamo Tanto il siamo già giro. lì. Ma se ci Tanto per sta. andare dal commercialista dalla posta dobbiamo andare per forza in centro, lasciare la macchina là in Ha già Narbonne e. pianificato tutto. Praticamente si è già fatta il piano programmatico del pomeriggio, lei, degli impegni e delle commissioni. Ovvio, anche perché così facendo la strada in centro arriviamo tranquillamente dall'altra parte. Stiamo finalmente al sole perché dopo la giornata di ieri, no, adesso ci sono 23 gradi addirittura. Questo per far aumentare la cosa che Chiara sta rosicando, così aumenta ancora di più. Però appunto facendo quella strada almeno siamo tranquilli, siamo in centro, facciamo un bel giretto Sì, per e carità. c'è tutto quello che dobbiamo fare, se ci pensi. Praticamente ho calcolato anche la distanza in base tra un ufficio e l'altro, è tutto nella strada. Sì. Lo sai che però io patisco un po' il sole, Sì, Baso è incredibile, no, un po',
Baso non riesce a stare al sole, è una cosa incredibile. Ma poi mi scoprono, zero, eh? Scoprono che sono Edward Cullen. Ma smetti, la Baso. Escono tutti i diamantini, tutti i diamantini del corpo. Sì, assolutamente. Non mi devono scoprire che quei diamantini. A volte sono in giardino, beh, adesso quest'anno non è ancora capitato, però a volte sono in giardino anche il weekend, succedeva l'anno scorso. Allora gli dicevo, vabbè, vieni giù un po' con me, magari stava lì fuori con me i gatti. Oh, ma non veniva giù neanche un secondo, si affacciava dalla finestra del bagno, quindi la finestrina di sopra che dà proprio sulla mia sdraio, diciamo. Senza sporgersi troppo, appena sentiva un po' di sole, fai la faccia che fa una faccia stranissima. Tipo Mikey che sente gli odori strani. E si allontana tutto, no, non posso. No, proprio, io non so in Sardegna come abbia fatto a stare al sole. Cioè, in Sardegna sono nel mood clima estivo. Vado, ti sei lamentato anche lì. Ma poi glielo dici, tu hai volturi, che glielo dici ai volturi? Se mi beccano in giro i volturi mi fanno un culo così. Ma Baso, sì, bisogna dirla tutta, non è che non sto al sole perché no, ci sono delle motivazioni serie. Edward Cullen, lasciamo perdere. Mi chiamavano il Cullen, dovete farci il Cullen. Alla fine avevo ragione io, abbiamo le due e quindi non siamo la maggior persone che si attesa uno, secondo me tra una mi sveglio le cose perché c'è poco. Ma perché mi si chiama? Sette persone davanti a me. Ma perché secondo me tu hai guardato, ci messo di guardare il tabellone, che è tornato, hai guardato direttamente sui. Non c'è nessuno, è vuoto, non ci vuole avere davanti tutte quelle persone. Abbiamo finito tutte le commissioni, l'unica cosa che ci manca adesso è il commercialista, però ci andremo dopo, perché adesso stiamo andando tranquillamente con calma a prenderci il gelato. Sì. Anzi, se ci fosse posto, cosa di cui dubito, perché secondo me è proprio l'orario peggiore. Però se ci fosse posto ci metteremo anche seduti ai tavolini e ci godremo fuori questa bella temperatura. Perché sì, fuori sì, secondo si me sta benissimo. Dici che no, secondo me non c'è posto zero. No, non vedo niente. No, aspetta, c'è il camion, non vedo neanche io, ma secondo me posto a quest'ora non ce n'è. Però adesso possiamo fare tutto con calma, da questo momento in poi relax. Purtroppo non hanno ancora messo il Dior, quindi ce lo mangiamo camminando. Baso ha preso alla fine lo yogurt e non il gelato, perché mi sa che vuole tenersi poi la possibilità aperta per il gelato stasera. Non giochiamoci tutto subito. Infatti, comunque l'ha preso con melone e ananas. Esatto. Invece io ho preso quello più piccolino, che ha gli Smarties in giro per il fondo. E le praline bianche, al cioccolato bianco, sì. Questo qui voglio riprovare in estate a rifarlo a casa, cioè voglio provare a fare la ricetta dello yogurt gelato, secondo me viene buonissimo. Stiamo rientrando adesso verso casa, visto che c'è ancora un po' di sole, non è tardissimo, se riesco quando arriviamo voglio cambiarmi e vado in ciclabile a camminare, che sarebbe la prima camminata ufficiale dell'anno, perché sto usando il tapirulan, però tra il tempo, il vento, il fatto che andava via sempre il sole, non sono ancora riuscita ad andare a camminare ufficialmente come faccio tutti gli anni, ormai tanto lo sapete. E comunque una commissione che mi sono dimenticata di dirvi, perché non ero sicura di farla, poi alla fine stavamo passando lì e quindi sono salita e ho preso appuntamento. Comunque ho definitivamente preso appuntamento dal chirurgo estetico e andrò lunedì pomeriggio alle 4:30, se non sbaglio. Adesso ho segnato tutto, ma mi sto già dimenticando l'orario. No, è alle 2:30, infatti, va bene. Di poco, eh? Sì, tipo 2 ore. Se arrivavo alle 4:30 avevo già perso il turno, perché praticamente vorrei intanto chiedergli... No, è meglio che vi spiego dall'inizio. C'è una mia amica che ha fatto il filler alle labbra e mi piace tantissimo l'effetto. È un dermatologo che fa anche interventi estetici, quindi è anche un dermatologo che conosco già, nel senso che mi ha già visitata spesso, però qualche anno fa per le dermatiti, quando avevo avuto la pityriasi rosea, insomma, quando ho avuto i miei vari problemi dermatologici, ero stata da lui e mi ero trovata bene. Adesso la mia amica è andata e ha fatto appunto il filler, ma le è venuto proprio un effetto super naturale, perché lei aveva le labbra un po' simili alle mie. Anzi, poi se riesco vi faccio anche vedere la foto, magari le chiedo di mandarmene una con le luci naturali, perché così vi faccio vedere la differenza tra il prima e il dopo. Mi sembrava un effetto super super naturale e mi è piaciuto tantissimo. Cioè, praticamente, se non me l'avesse detto, avrei detto che era il rossetto che le stava facendo le labbra più rimpolpate. Non mi sarei mai aspettata che fosse stato un filler. Quindi già avevo voglia prima e adesso questa cosa mi ha invogliata ancora di più e ho voluto provare a prendere appuntamento. Non credo di farlo lunedì, cioè queste sono le ultime parole famose. Poi lunedì esco e dico tipo, no, l'ho fatto alla fine, no. In realtà gli ho proprio detto che vorrei avere informazioni, perché lei mi ha spiegato un po' di cose. Prima di tutto voglio chiedere informazioni per capire bene come funziona. La mia amica ha detto che è abbastanza doloroso, quindi vorrei anche capire la questione anestesia, dolore. Io, sapete, ho la fissa di essere allergica all'anestesia locale, quindi
sarà anche l'occasione per chiedergli questo e non lo so, sono abbastanza convinta, però dall'altra parte voglio informarmi molto bene, è acido ialuronico, quindi il corpo lo riassorbe, non è assolutamente nocivo, è una cosa naturale e tutte queste cose le so. Però preferisco domandare, informarmi bene e poi eventualmente prendere una decisione. Intanto ho preso appuntamento, che è già un passo avanti, perché sono circa 3-4 settimane che l'ha fatto lei e che comunque ho questa idea in testa di farlo anch'io. Praticamente ogni volta che ci vediamo sono sempre lì a dirle no, ma sono venute troppo bene. Poi anche come nel star rossetto, non lo so, è una cosa che mi piacerebbe soprattutto perché non ho le labbra piccole in realtà, però non le ho neanche grandi. Probabilmente sono giuste, semplicemente rimpolpate un pochettino me le vedrei di più, quindi insomma vado a parlare e poi vediamo, così ho anche l'occasione per chiedergli di altre due cosine che comunque mi piacerebbe fare, che ho visto fare sempre alla mia amica, però principalmente vado per il filler. Poi tanto io ve l'ho detto, ho intenzione di vloggare a oltranza in questi giorni perché poi ci sono le vacanze di Pasqua, ci sono un sacco di cose da fare, quindi probabilmente lunedì poi vi aggiornerò su cosa mi ha detto e magari può essere anche una cosa interessante per chi ha intenzione di farlo, così scopriremo anche se mi passerà definitivamente la voglia, perché questo era l'unico modo, se no continuavo a essere fissata. Invece così chiedo, valuto in base a cosa mi dice e poi a quel punto decido, così se no è no definitivo, se sì invece posso pensare di farlo. Tasto obbligatoria prima di arrivare a casa, dobbiamo assolutamente lavare la macchina, si è riempita, probabilmente è stata sotto la pioggia, è un disastro, dovremmo anche aspirarla dentro, però per ora diamo solo una diamo solo una passata fuori e poi la portiamo. Sì, un risciacquo veloce, giusto per togliere i residui che sono un po' tanti. Faccio... Cosa fai? Fai il... O il prelavaggio che c'ha dentro anche il detergente, oppure fai il risciacquo. Faccio due risciacqui, fai risciacquo e antialoni? Sì, fai risciacquo e antialoni. Vabbè, faccio risciacquo innanzitutto. Sì, vabbè. Si riesce a... Non lo prendo. Come mai? Preso. Ok. Vai. Vado? Non me lo prende neanche a me, ok, ce l'abbiamo fatta, vai! Mi fa troppo ridere Baso quando lava la macchina. Ma chi è questo maialaccio assonnato? Chi è questo qui? Guarda. In braccio al suo papà. Il maialaccio. Ciao. Amore. Ma pensa a te. Ma sì, ma veramente. Appena non si è mai visto? Si è addormentato? Ah, lo faccio addormentare adesso. E ieri sera che mi si è addormentato a me sulla spalla? Questo maialaccio qui... Apre le porte, sappiate che si appende. Non è una presenza. Apre le porte, vero sì, Moiki? Si arrampica fino al... Sì, alla maniglia. Alla maniglia, si attacca alla maniglia e la apre. Esatto, la tira giù. Ovviamente se la porta deve andare verso di lui non riesce, però se è una porta che si apre spingendola riesce ad aprirla. Sì, anche le password, lui le... ma anche su iTunes, lo sapevate? No. Si scarica le canzoni quando non ci sono. Ma che stanchezza hai qui? Pensa a te. Ma guarda. Mi stavo quasi dimenticando di farvi vedere una cosa. Stamattina stavo cercando dei documenti sotto, nel cianfrusaglio, c'era un botto di roba. E mentre cercavo questi documenti mi sono addentrato in un libro di appunti di Chiara. Adesso voi penserete un libro di appunti normale, in corsivo, tutto scritto per bene. Sì, scritto per bene, pensiamo. No, è scritto da un computer, non è scritto da Chiara. Computer, praticamente scannerizzato, metti come la scannerizzazione dei documenti, scannerizzi uguale. Mi sta prendendo in giro. Adesso vi faccio. Adesso no. Ho portato sul quadernino, Adesso. Guardate, no. Praticamente la scrittura. Dai, vabbè, non so, ma sono sì, i miei vecchi appunti. Guardate, tutto dritto per dritto, in stampatello, guarda. È scritto con la stilografica, tra l'altro. Stai dicendo che non stai dicendo questa cosa. In asse, tutti in asse in stampatello. Aspetta che vado nel dettaglio. Baso, cosa le non c'è, spiega? Non c'è una frase che sia sotto la linea, guarda, è perfettamente attaccata alla linea. Non è vero. Non ce n'è uno che va sotto, guarda la linea. Però guarda, cancellavo anche, non sono ordinatissimi. Questo cos'era? Il procedimento amministrativo, qui stai facendo diritto. Sì, stavo facendo diritto. Ma penso, guarda, qua c'è un errore però, Moiki. Moiki, c'è un errore, ha messo la giampina anche Moiki. Qua, permesso, l'ha scritto però perfettamente allineato sopra quello che ha sbagliato, guardalo qua. Guardate, tutto così. È da quando sono tornata che mi prendo in giro per sta cosa. Tutto così. Tutto così, è impressionante, guardate, non c'è una cosa che sia fuori asse.
Ho paura, hai fatto una virgoletta, stai esagerando adesso, stai veramente esagerando a fare queste cose qua, non ti devi più permettere. Vai. Alla fine avevo pensato di andare a camminare, ma in realtà ho sentito Vale che è uscita da lavoro e quindi ritorno verso Aosta e la raggiungo, così facciamo un mini giro insieme, l'accompagno anche magari a bere il caffè, perché sapete che io caffè non ne bevo. In realtà vogliamo più che altro metterci d'accordo bene su cosa fare domani, perché non abbiamo ancora deciso, in teoria sarebbe il weekend in cui vorremmo dare il bianco, perché poi c'è Pasqua e quindi diventa difficile. Però in sostanza ci sono venute altre mille idee di cose da fare sempre qui in casa. Visto che praticamente ormai la casa è un cantiere aperto, ce ne subentra una al giorno, quindi adesso decidiamo cosa fare e poi si tornerà a casa, perché a quel punto sarà diventata l'ora di cena e stasera non avevamo intenzione di fare niente di particolare, proprio in vista del fatto che comunque sarà un weekend molto molto intenso. Visto che Vale doveva fare un po' di spesa, l'ho accompagnata alla CIDAC e guardate cosa ho preso per Baso. Cioè, lo penso sempre, gliel'ho preso addirittura tutte e due le varianti, perché non sapevo cosa avrebbe voluto mangiare. Tutte e due insieme? No, tutte e due, cioè, tanto. Insalata di mare, tutto. Insalata di polpo e gamberetti oppure insalata di polpo e patate. Non sapevo cosa scegliere, te le ho prese entrambe. Guarda, assaggio solo perché sono prima di mangiare. Baso. Perché sono un signore. Ma dobbiamo ancora mettere la tovaglia? Voglio assaggiare la qualità. Va bene, assaggia la qualità. Del polpo, però. Ah, del polpo, va bene. Prende questo anche, c'ha il polpo e i gamberi. Per cortesia. Va bene, no, no. Sono in scegli tu. Ciao, polpo. Com'è? Aspetta che te lo dico. Ah, ok. Beh, non finirla adesso, però io devo ancora prepararmi l'insalata. No, può andare bene. È buona? Ho scelto bene, quindi stasera polpo e patate. Io insalata, credo, molto easy. Buonissimo. Alla fine rompo sempre le scatole a Baso perché si dimentica felpe, giacche, lascia tutto in macchina perché durante la giornata si toglie le cose in base a com'è la temperatura. Però stasera è andata bene così, perché in realtà era uscita solo quella felpa e invece fa freddo. Cioè, si è abbassata tanto la temperatura, non fa freddissimo. Però con il fatto che c'era anche la digestione in corso, meno male che c'era la sua giacca e me la sono messa subito. Sì, io non tengo mai conto della digestione. Sì, lui proprio, ma ha uno stomaco veramente di ferro, su questo. Stasera sto male, ufficiale. Anche perché siamo usciti per andare a prendere il gelato, quindi adesso quando torniamo Baso si fa il suo solito gelato, si mette lì davanti alla TV, insomma, i classici momenti che ormai avete già visto e vedrete per tutta estate, quindi lo sapete sì, già. Vi trovate su Sky Cinema Classic. Sì, ormai sapete già cosa andate a vedere, perché è tipo una cosa con il finale scontato. No, è 24 ore di Baso che mangia gelato. Vabbè, dovremmo farlo una challenge. The Truman Show, The Baso Show. Ci sono io che continuo a mangiare il gelato e poi faccio delle smorfie a seconda del gusto che prendo. Faccio e faccio buono. Tanto prendo sempre gli stessi: vaniglia, stracciatelle, fior di latte. Facciamo un vlog di 24 ore. Di 24 ore, oddio. Un vlog di 24 ore. Cioè, dove ragazzi. Dormiamo anche, però, perché 24 ore sveglia io non voglio stare. Ragazzi, ho bisogno di dormire. È mai stato pubblicato una roba di 24 ore su YouTube? Credo di no, Baso, non lo so. Perché poi 24 ore non ci sono. Ma che avanguardista sei! Ti possono vedere anche di notte, stile Grande Fratello, no? Sarebbe carino. È una roba carina da fare. Dai. Comunque, appunto, siamo usciti solo per fare un giretto dopo cena, prendere il gelato di Baso e poi stasera abbiamo deciso di rimanere a casa perché sarà un weekend decisamente impegnativo e avevamo voglia di riposarci un po' per poi essere freschi domani mattina, che mi vedrete accendere la videocamera molto molto presto, ma pian piano nel corso del weekend vi aggiornerò, perché lo sapete che poi faccio mille programmi e salta sempre tutto, quindi come al solito preferisco dirveli nel mentre in modo che si stiano realizzando. Ormai non voglio più dire le cose in anticipo perché poi ogni volta ne succede sempre una. 3, 2, 1 e buonanotte. Maialazzo? Sta arrivando forse, sento eccolo. Qualcosa? Ai, amore, vieni. È arrivata da te. Fatti vedere. Vieni da me, Moiki. No, se n'è andato. Vieni qui. È andato via, va bene. Buonanotte. Ciao.